Vediamo già che ci sono i primi commenti. Allora, iniziamo. Buonasera a tutti, questo è di base. Mi presento, sono TFS Razer, il capo clan dei TFS. Abbiamo iniziato il competitivo su Battlefield 3 e adesso qua stiamo iniziando a giocare competitivo su Destiny. Ovviamente le prime CV verranno eseguite sui server privati che si spera che usciranno a fine mese. E niente, possiamo iniziare. Come vedete, adesso sto invitando dei giocatori del mio clan. Comunque, abbiamo fatto questo accordo con Spazio Games, che streamerò una volta alla settimana, delle partite dove faremo vedere un po' la collaborazione di squadra fra più membri del clan. Potrebbe essere che i membri che giocano cambiano durante la serata. Allora, vediamo un po'. Poi come commenti, diciamo che se la partita inizia a essere abbastanza impegnativa, diciamo che le leggerò a fine partita. Oppure, vabbè, se vedo grandi spam, li risponderò anche al volo. Comunque, possiamo iniziare. Willy, vieni dentro, sono in party con altri due. Vieni dentro adesso, è iniziato. Vabbè, il programma io direi che è questo. Partiremo con delle partite in 3 contro 3, che come vedete adesso vi farò subito nella modalità crogiolo, che è il comparto multiplayer. Come possiamo vedere ci sono 4 modalità. Adesso faremo un po' di partite nella schermaglia, che è la modalità, diciamo, che richiede più collaborazione. 3 contro 3. E in una mappa abbastanza piccola, Deathmatch ovviamente vincerà chi effettuerà più kill. Poi, più tardi, passeremo, diciamo, a controllo. Dai, vediamo anche in quanti siamo, ma comunque possiamo giocare. In quanti siamo? Dai, ce ne manca uno e possiamo iniziare. Vabbè, intanto vi faccio vedere mentre aspettiamo il terzo membro. Questo qua è il mio personaggio. Sì, no, ecco, vediamo. Va bene. Allora, io consiglio, vabbè, innanzitutto di mettere il cecchino, perché è una delle poche armi dove se sai usare bene sei veramente forte. Poi dipende anche dalla mappa, eh. Io diciamo che mi sposto tra il cecchino e pompa come arma secondaria. Invece come terza arma, cioè quello che raccoglierai con le armi blu, con le armi viola, scusate, è fondamentale il mitraglione, le mitragliatrici leggere. Perché diciamo che sono molto più versatili rispetto al bazooka. Ora vediamo un po'. Vediamo già una domanda. Ah, beh, io mi chiamo Alessandro, se volete fare domande anche mettendo il nome. Come ti sembra il competitivo di Destiny? Allora, queste modalità, il 3v3 è molto bello e assomiglia molto a vecchie modalità di Halo competitivo. Innanzitutto dovrà partire con i server privati, quindi per ora le uniche partite toste è quando trovi un altro clan nel matchmaking. Comunque questi qua, ecco, adesso siamo in tre, io direi che possiamo iniziare. Allora, controllo. Schermaglia, ecco qua. Tanto guardiamo delle domande. Va bene, dai, 3 su 3, valutazione. Va bene, tanto teniamo sotto il personaggio. Ecco, come vedete, per chi non ha ancora raggiunto il livello 20, poi si sbloccherà una sottoclasse dell'abilità in questo caso io ho preso il titano. Ecco qua. Per giocare queste modalità, diciamo che serve.
Serve quasi sempre almeno uno con l'abilità della bolla. Come vedete, questa è la classe assaltatore. Poi c'è il difensore che, come super, avrà questa bolla che riflette tutto il danno. Adesso starà cercando i giocatori. Strano che non li abbia ancora trovati su sto gioco. Comunque, sì, sono su YouTube. Abbiamo il canale del clan che si chiama Task Force Spartan TV. Comunque, adesso torniamo. Cercate reclute per il team. Allora, noi in questo momento siamo veramente in tanti. Siamo una decina, pensando che su sto gioco si giocherà 6-6. Comunque, se volete aggiungetemi agli amici per partite così. Poi se vediamo che uno spicca per abilità, certo, non c'è nessun problema. Comunque, alziamo il volume di gioco e dovrebbe iniziare la partita. Siete pronti, Anix, Willy? Ecco, questa qua è molto più piccola come mappa, quindi forse è meglio il pompa al posto del cecchino. No, no, qua è meglio. Squadra Alfa. Ok, si inizia. Ok, Restate uniti, squadra. conquistiamo questa zona. Destra nemico, destro nemico. Dritto da me. Uno è andato. Ho tirato su Willy. Bella, buono. Manteniamo. Andiamo nel solito. Nella solita, diciamo, base. Scendiamo, dietro di noi uno. Buono. Spostiamoci sulla destra. Venite con me. Al centro, sotto uno. Andato. Come vedete, in questi momenti farò fatica a commentare perché comunque se la giocano. A fine partita riprenderemo. Venite da me, Onyx e Willy. Abbiamo un guardiano a terra. Assist, assist, tutti e due andati. Spostiamoci sulla sinistra. Venite sulla sinistra. Dovrebbero arrivare dalla sinistra adesso, eh. Uno, guarda dietro, no. Piano a terra. Tiralo su Onyx, Onyx. Uno è andato. Doppia. Ne Piano a terra. rimane uno, ne rimane uno. Ok. Ma sì, dai. Mantenete quella zona. Sto tornando da voi. Abbiamo un guardiano a terra. Rianimo Willy, lo rianimo io, guarda dritto te. Falli, falli. Ok, uno l'ho fatto, bravo Ailo. Ecco, come vedete questo qua è la famosa bolla che ha utilizzato TFS Inox che serve a evitare. Fatto, fatto, fatto. Spostiamoci sulla destra, spostiamoci sulla destra. Venite con me. Sono da solo, sono da solo. Sulla Siete destra, pesanti in nemico. arrivo. Giù, fatto. A sinistra, apre la porta. Due, uno è Guardiano sopra. a Uno l'ho terra. Ecco, munizioni fatto. pesanti. Ti rianimo. Ecco, queste munizioni che sono veramente fondamentali, soprattutto. È importante, è di vitale importanza che la vostra squadra avversaria non le prigli, perché anche con un semplice lanciarazzi potrebbe fare squadra nemica eliminata. Davanti a me è uno. Comunque la super io.
Muoviamoci sulla destra. Statemi vicino uno. Sotto di noi ci fa il giro da dietro. Aspettiamoli, aspettiamoli. Ecco, come ho detto. Sono in due. Sì, sì, ho visto. Vai, torniamo, torniamo a mantenere questa posizione. Attenzione a sinistra. Sopra. Uso la super. Doppia. Doppia, doppia di super. Torniamo in quello spazio là, a destra. Tornate con me. Come vedete è abbastanza frenetica come modalità. E più che tener conto di come uno spara, qua è molto importante come uno si muove nella mappa. Aspettiamoli qua, aspettiamoli qua. Aprono Willy dietro due. Alla super. Uno l'ho fatto io. Perfetto. Squadra nemica eliminata. Spostiamoci sulla destra. Uno davanti a me. Ah, super, super. Bravo, perfetto. Comunque dai, siamo quasi al doppio dei loro punti. Vai, muoviamoci assieme. Come vedete la partita sta terminando. Appena terminerà leggerò tutte le domande. Da destra. State attenti. Ok, appena si apre. A destra 2, a destra 2. Io sto guardando la destra. Uno l'ho fatto, uno l'ho fatto, pushiamo. Ah, morte a vicenda. Allora. Sono rianimato, mi sono rianimato, sì. Dai, 50 punti e comunque abbiamo vinto. Ok, perfetto, squadra vinta. Bene, ora possiamo leggere le vostre domande. Allora. Le armi, allora, io qua vedo le armi automatiche sono da usare d'assalto e pompa. Sì, allora, l'assalto e le automatiche io le prediligo rispetto a quelle a raffica. E poi il pompa dipende dalla mappa. Perché ad esempio spesso in molte mappe qua è meglio il cecchino del pompa. Comunque. Allora, vediamo un po'. Il plasma, sì, il fucile a plasma sono molto forti, ma hanno il problema che se canni il primo colpo siete morti. Quindi dovete stare attenti e soprattutto dovete caricare ancora prima di vedere il nemico. Quindi è perfetto se sapete dov'è il nemico. Comunque, vediamo. E nel gioco il danno non è... Sì, allora nel PvP il danno delle armi è stato bilanciato. Ovvero tutte le armi hanno lo stesso danno. Adesso vi faccio vedere. Come vedete il mio fucile qua è lo Shingen C. Voi dovete per il PvP tener conto soltanto delle barre che ci sono scritte sotto. Cadenza, impatto, gittata, stabilità e ricarica e il caricatore. Il danno, come vedete, 186 vale... solo per la storia, quindi per il PvP anche un'arma che si prende a livello 5 potrebbe far male a uno che è livello 20. Io direi di tornare a selezionare il cecchino. Questo qua lo smontiamo. Stesso discorso vale anche per l'armatura, eh? Non è che se siete livello 20 subite meno colpi. Comunque. Ok.
Vediamo i commenti adesso qua. Ho perso un po' il filo, comunque. Allora, Destiny, adesso qua ho tornato una domanda, ho trovato. Che ne pensi di Destiny? Secondo me è veramente bello, l'unica cosa, le missioni potevano farle, quelle della storia, un po' più varie. Però, comunque, devo dire che hanno fatto un gran bel lavoro. Sì, no, adesso sta aggiungendo Onyx, Inox. Sta aggiungendo che sono parecchio ripetitive le coop. Arrivano dietro, Elo, dietro di te. Sì, sì, certo. Ovviamente il gioco qua si può dire che siamo quasi a metà del gioco reale, dato che usciranno una marea di espansioni. Davanti a me tutti. Sì, diciamo che questa è una delle mappe un po' più scomode. Siamo vicini. Sì, 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 sì. Vieni, Willy. Vieni da me, Inox. Ecco, come vedete, uno è quittato dalla partita. Perfetto. Sulla destra, vediamo. Da me ne arriva uno. Ecco, quel fucile lì era il famoso fucile laser. Che mi è andata bene che non mi ha preso. O forse sono riuscito a non farmi prendere. Sinistra. Fatto, assist. Ecco, quell'abilità lì dello stregone praticamente gli permette di lanciare una specie di bombe di sole, si può dire, con un po' di fantasia. Ok, usiamo un po' di cecchino. Da me uno. Davanti lì, Onyx, eh. Piano terra. Ok, è andato. Vieni. Ecco, ora io direi di avvicinarci alle munizioni viola che dopo un tot dovrebbero spawnare. Come vi ho detto prima, ha dimostrato la doppia di quell'avversario col bazooka. Sono di vitale importanza. Si dovrebbero spawnare proprio qua e dall'altra parte della mappa. Gli spawn delle munizioni viola e verdi sono fissi. Ciò che cambia è il tempo di attesa e basta. Munizioni pesanti in arrivo. Ora, perfetto. Munizioni pesanti, ecco, leggete questo messaggio che è apparso in basso a sinistra. Munizioni pesanti. Eccole qua. In questo caso uso la mitragliatrice leggera. Sotto di noi, sotto di noi. Fatto. Vai. Ecco, in una CV, Clan War come volete chiamare, diciamo che è fondamentale l'impedimento dell'acquisizione di queste munizioni particolari dalla squadra nemica. Adesso ci spostiamo sulla sinistra. È lì davanti a noi. È sotto. Avete visto? Questo qua è stato il famoso fucile laser. Comunque. Non lo so, non ho idea. Provate a scrivere se sentite la voce degli altri due in partita. Scrivetemi se sentite solo me o anche di loro due. Piano a terra. Ok. Il messaggio rianima che appare sul corpo dell'alleato servirà semplicemente a ridare 50 punti alla squadra che lo rianimerà. Adesso questo qua gli facciamo una sorpresa. Fatti, eliminati.
Andiamo a rianimare Willy. Willy è Oilo, quello con tanti zeri ho nel nome. Davanti a noi. Preso. Ne arriva un altro, sta salendo. Attenzione alle super quando ci troviamo tutti vicini. Davanti a me, davanti a me, davanti a me. Vediamo un po'. No, non vi sentono. Non vi sentono gli altri, eh? Sentono solo la mia voce. Sopra. Fatto uno, dammi il cambio. Perfetto. Spostiamoci in fondo. Questa qua è una zona molto buona per mantenere quando si ha il vantaggio in termini di punteggio. Da me uno. Da me uno. Ok, eliminato. Abbiamo un guardiano a terra. Dov'è? In fondo è vicino. Attenti che al laser. Fatto, fatto, dietro uno. Ecco le munizioni pesanti. Davanti a noi. Devastateli. Non mostrate alcuna pietà. Ah, bravo questo qua. Come vedete dall'arma che mi ha ucciso stavo utilizzando la mitragliatrice pesante. Dietro di noi uno. Vanno a prendere le munizioni pesanti, eh. Sono in due. Giù le armi, guardiani. Ok, vinto. Ok, posso continuare a leggere le domande. Quando vedremo nuovi giochi? Ecco, questa domanda l'aspettavo. Allora, noi principalmente giocavamo a Battlefield. Dato che su Battlefield non è partito il competitivo, abbiamo questa idea di spostarci su Destiny. Comunque, altre serate potrò fare video di partite su BF4. Gioco su Xbox One. E allora... adesso vedremo. Togli l'eco, Willy. Ecco, questo qua è il party. Vediamo, 5 su 6 trovati, ce ne manca uno. Iniziamo la terza partita su... ok, inizia. Io direi dopo questa ne facciamo un'altra e passiamo a giocare a... passiamo a giocare il 6v6 dominio. Che connessione ho? Io ora qua ho una 30 mega in fibra in download e quasi 4 mega in upload. Allora, ecco, anche questa è una buona mappa per usare il cecchino. Schermaglia. Squadra Alfa. Ok. Attaccare e distruggere tutti i bersagli. Spostiamoci su. Sì. Questa mappa è il tetto, una delle posizioni strategiche, come possiamo chiamare.
Dai ragazzi. Ehi. Da me uno. Sotto, sotto di... Perfetto. Io di... Torniamo sul tetto. Davanti a me ne arriva uno. Sì, davanti, dritto. Fatto, fatto. Ok, perfetto. Stiamo lasciando a zero per ora gli avversari. Sì. Ok, perfetto. Dietro di noi. Dietro a destra. Comunque sotto tutti. Uno dietro, uno dietro. Ecco, come notate, con la rianimazione acquisiamo 50 punti. Io direi di pushar giù, tanto siamo in vantaggio numerico. Pushare è un termine che viene utilizzato, diciamo, nel competitivo, quando si inizia a correre verso l'avversario. Torniamo su. Torniamo su. Willy. No, gli ho fatto il giro. Perfetto. Da me un altro. Sotto di noi. Ok, perfetto. Torniamo, torniamo sul tetto. Torniamo sul tetto. Eccolo qua, già che uno che quitta. Andiamo di cecchino, anche se li vedo tutti che combattono. È andato giù. Perfetto, qua è libera. Sid, sul tetto, sul tetto. Ecco, davanti a me uno, due. Preso. Doppia, doppia. E direi di spostarci perché è una zona un po' calda adesso. Munizioni in arrivo, viola. Direi di spostarci e prendere quelle. Ecco le munizioni pesanti. Qua, qua, qua. Ok. Come notate, le altre pack, l'altro pack di munizioni viola sono esattamente all'opposto. Riuscire a conquistarle tutte è veramente difficile. Torniamo su. Ecco, in questo caso strano. Ecco, le andranno a prendere. Stanno andando a prendere le munizioni pesanti. Perfetto. Ecco, una cosa che non vi ho detto. Quando uccidete il possessore delle munizioni viola, gliele rubate. Arriva Onyx. Torniamo su, torniamo su. Torniamo su. Da me, da me. Da me uno, da me uno. È entrato. Comunque la super, eh. Sto qua non mi ha visto. Comunque, vediamo un attimo. Sotto, sotto di voi. Ok, è andato. È andato, è giù, è giù. È sparito. Vabbè, diciamo che questi qua le stanno prendendo anche loro, quindi posso dedicarmi alla chat. Allora, vediamo un po'. Quanto è importante la connessione sui PvP? Allora, di questo argomento adesso sulla One si può dire che si è un po' stabilizzato, soprattutto perché prima che si giocava nei giochi tipo con gli host, dove uno dominava. Qua con i server possiamo dire che la situazione è migliorata. Comunque sì,
conta tanto la connessione, purtroppo è così. Vediamo un po' poi. A me da sempre quando sa niente. Cecchino. Cecchino davanti a me. Preso. Per poter streamare sì, esatto. Si può. È obbligatorio. È obbligatorio. Aspettate che metto il telefono in silenzioso. Che vedo già le prime telefonatine. Sotto di noi. Sotto di noi due comunque. Che odi giochi del genere. Ti vengono prodotte vuote sempre per le espansioni. Allora, le espansioni, per chi ha scritto quel commento lì, ti posso rispondere che le espansioni legate alla storia principale, da quello che ho capito, Bungie le rilascerà gratuite. Cioè verranno implementati nuovi pianeti, quindi la storia si allungherà. Le espansioni invece, per quanto riguarda i veri DLC con nuove mappe, quelle lì, sì, sono da pagare come in ogni gioco. Comunque devo dire che di mappe sono ben fatte, anche queste qua standard. Ok, sono spawnate le armi viola, le munizioni viola. Ok, fra un po' dovrebbe terminare la partita. Forse scampo? No. Comunque il primo DLC, adesso qua ho le informazioni che mi arrivano direttamente nel mio party. Dovrebbe arrivare a dicembre il primo DLC. Non mostrate alcuna pietà. Ok, quello lì è andato. Spostiamoci. Sotto Onyx. Sulla sinistra. Deve aver raccolte anche lui le viole, eh? Willy, poi basta, eh. Da me. Bersagli eliminati. Ok. Abbiamo anche completato questa partita. PvP uguale pay to win. No, allora in questo gioco, come tutti pensavano, non si può shoppare niente. Non si può. Vediamo. Pianeti gratis e mappe PvP a pagamento. C'è logica. Sì, esattamente così. Ho visto che è parte degli Sparta. Vediamo. Vabbè, io direi che facciamo l'ultima e poi possiamo passare al dominio. Comunque ripeto, per potervi allenare con noi aggiungete uno di quelli che vedete in partita agli amici su Xbox e niente. Dai, facciamo l'ultima serie. C'è un terzo da invitare qua. Quanto conta il gioco di squadra nel PvP come Destiny? È fondamentale, perché come ho detto prima, qua è quasi più importante come ci si muove nella mappa rispetto a come uno spara. Perché questo anche in Halo, anche nel multiplayer di Halo. Poi... ora vi allenate al giorno per completare seriamente nei tornei. Allora, quando giocavamo seriamente nei tornei di Battlefield 3, che abbiamo giocato anche
tornei all'estero sul portale CSL, arrivavamo ad allenarci al pomeriggio, non lo so, 2 o 3 ore di fila tutte si facevano di allenamento. Però l'importante è, non è la quantità di ore, l'importante è quelle poche ore o anche tante, quello che uno vuole dedicare al gioco, farle seriamente. Non giocare così tanto per divertimento, perché a quel punto il competitivo si sconsiglia, perché si prendono tante botte. Prima posizione. Comunque, per chi adesso sta chiedendo la gamer tag, è TFS Razer. Infatti è l'ultimo questo. Da me, 2. Sotto. Andati. Spostiamoci nell'area di difesa. Venite indietro. Striker, poi vuoi entrare te? Perché come vedete ci abbiamo anche un terzo. Un quarto, scusate, nel party. Allora, vediamo qua. Sotto di noi. Ok. Sopra. È quasi morto. Andiamo a prenderlo, che è hittato. Ok. Spostiamoci su. Io direi di andare alle munizioni viola, che mo si dovrebbero spawnare. Allora, spostiamoci di qua. Da me uno a sinistra. È sopra. Ok, perfetto. Spostiamo. Davanti. Ok, super ricaricata. Munizioni pesanti in vista. Munizioni pesanti in vista. Fra poco si dovrebbero spawnare. Ecco le munizioni pesanti. Ok. Si sono spawnate. Dopo cosa volete fare, Onyx? Ne facciamo un'altra così? O passiamo. Se stai più calmo, sì. Ok, vediamo. Domande per ora non ne vedo. Come allenamento fate anche partite solo fra di voi? Sì. Ecco, questo qua è molto importante. Allenarsi con più membri del clan. Dietro. Giù l'ultimo. Quanto sono? 4,70. E niente, ciao, tirate fuori un argomento, Onyx, Willy. Tirate fuori un argomento di cui possiamo parlare. Ecco, sì, niente, il muoversi è importantissimo, come già dicevo prima. Allora. Niente, per ora domande non ne vedo. Sotto. Da me uno.
Poi possiamo vedere, sì, come ho già detto prima, ci sono varie modalità. Questa qua è quella che secondo me potrebbe partire nel competitivo, perché di solito si gioca in pochi. Comunque adesso, finita questa, vi mostreremo sotto. Vi mostreremo un'altra modalità molto frenetica, quella di dominio. Sotto, sotto di noi, sotto di noi. Ok, buono. Spostati sulla destra. Perfetto, 2-2. Il crogiolo non ha nessuna pietà. Ok, dovremmo aver praticamente vinto. Missioni pesanti in arrivo. Come stiamo vedendo per ora, non abbiamo trovato nemici con una grande abilità. Va bene, allora vediamo. Siete... Niente, domande per ora non ce ne sono. Attenzione, TFS Inox, 15 kill e 0 morti. Va bene, io direi che possiamo andare a fare un po' di dominio. Che ore sono? Sono quasi le 10. Ah boh, ormai questa facciamola che parte. Facciamo l'ultima in questa modalità. Ok, 3 su 6. Bene, bene. Ciao, intanto facciamo vedere un po' come ho sottato. Adesso potrei potenziare. Ok, quindi aumento. E niente. Basta, vediamo. Elmi, ma non mi servono più. 241, questo arriva a 45, potrei metterlo. Poi guardate, fucili che vi consiglio sono assolutamente questo qua che sto utilizzando, perché è un grande, è un bel mix fra la cadenza, cioè la velocità di fuoco, e il controllo, che è la stabilità. Un altro molto buono è questo fucile qua, il Suros dipinto. Adesso è finito, sono finite le statistiche. Comunque spara leggermente meno forte dello Shingen, ma fa molto più danno. Quindi se avete una buona mira riuscirete a shottare prima i nemici. Comunque, giocate solo FPS o anche altri generi? Tipo MOBA? No, allora noi siamo un clan praticamente solo basato su giochi FPS. Abbiamo iniziato su Bad Company 2, Battlefield Bad Company 2. Sì, no, adesso qua nel party mi stanno dicendo Halo 3, però Halo 3 lo giocavamo non il comparto competitivo, così giocavamo per divertimento. Poi abbiamo scoperto questo lato del gaming. Vediamo un po' di domande. È uscito fra un po'. Allora, teniamo sulla sinistra. Fatto, fatto. Lo tiran su. Sono debole. Usano tutti i cecchini. Sì, vedo anch'io. L'han tirato su. Piano terra.
Ahia, è stato bravo questo. Come fai a farti i capelli così? Col fan e il pettine. Davanti a noi, davanti a noi. Buona questa. Mi devo già. Guardiano a terra. Allora, vediamo. Sulla destra non vedo nessuno. Da me, da me. Ho poca vita, da me. Dietro. Aia, questo qua ha usato l'abilità del... come si chiama? Lì, del cacciatore. Vediamo, mi fate venire ancora. Va bene, qua nel party siamo sempre in 4, se non mi sbaglio. Sotto, sotto è messo male. Guardiano a terra. Munizioni pesanti in vista. Ammunizioni pesanti. Munizioni pesanti disponibili. Ok, si sono spawnate le ammo pesanti. Spostiamoci sulla destra, vieni. Dove c'è Inox. Le han prese. Han preso le ammo pesanti. Sì. Uno c'ha il missile. Sono in tre. Sono in tre. Sono in tre lì. Tre da me, tre da me. Uno è giù. Te per me è meglio. Quali sono guasti? Siamo un guardiano a terra. Domande per ora non ne vedo nella chat. Questo qua mi ha annullato la super. Con la... da me sono coincidenze. Allora, spostiamoci sulla sinistra. Abbiamo un guardiano a terra. È dietro, dietro di noi. Sotto. Guardiano a terra. Giù, giù. Attenzione sopra, sopra di noi. Tre, tre. Aspettiamoli qua. Attenzione, dietro il quadrato. Sono in due. Domanda, meglio schermo. Ok, direi di spostarci sulla destra. Reagisci. Due, 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 due. Dicevo che ho visto che... giocando solo il copione non c'è rischio di non godersi mai il gioco. Allora,
Diciamo che qua bisogna vedere se è meglio dedicarsi al competitivo. La campagna passerà di certo in secondo piano. Però, allora, te lo farò. Ti farò la domanda. Meglio scarpe blu o verdi? Blu, le scarpe. Quindi c'è problema che arrivi anche io a mandirsi. Ok, direi che possiamo passare a dominio, come avevamo detto. C'è probabilità che arrivi... Va bene, ok. Io direi che possiamo invitare... Dov'è? Ci sei, Striker? In quanti siamo nel party? Wey, vieni anche te, eh? Allora, farò altri su streaming su Spazio? Sì, penso di sì. Ecco, si è aggiunto un altro membro. Allora, età media siamo tutti più o meno sui 16-17, tranne qualcuno che ha una ventina. Comunque non più piccoli di 17 anni, 16. No, forse non ce ne sono di 16 anni, no. No, 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 o sto sbagliando, siamo tutti sui 17-18. Ok, adesso direi di passare. Facciamo un po' di dominio. Adesso scusate, ma stiamo aspettando un altro nostro membro. Non ti vedo fra i giocatori, Striker. Quindi non posso far niente. Vediamo, domande per ora sul gioco? No, non ne vedo di nuove. Comunque, per informazioni su futuri streaming, seguite sempre il sito spaziogames.it. Lì troverete tutto il tabellone con tutti gli orari di streaming. Adesso vediamo. Possiamo partire o ci sei? Ok, ti ho visto. Stiamo aspettando l'ultimo. Quindi giocheremo 5 di noi e... Sì, un random. Ecco, una cosa che è piacevole di questo gioco, che hanno creato sul sito della Bungie la sezione clan, dove possono essere creati vari clan organizzati. Come vedete sotto il nostro nome c'è la targa del nome del clan. Teniamo d'occhio le domande, ma per ora non ne vedo. Ci sei? Vediamo. E non ti vediamo, Striker. Mi sa che dobbiamo iniziare senza di te questa.
Anche perché comunque stanno guardando la stessa schermata per un po'. Allora, crogiolo sempre. Questo qua, controllo. Multiplayer competitivo 6 contro 6. Cosa ti piace di questo gioco? Ah boh, allora, innanzitutto che comunque la mira è bella veloce e se si spara in testa non è come Halo perché comunque si ha meno vita. E niente, la campagna, la storia sì, mi è piaciuta anche se potevano renderla un po' meno ripetitiva, comunque un gran gioco su tutti i vari aspetti. Secondo te il competitive non dovrebbe essere un radar spenti? Allora, c'è chi in Battlefield, ad esempio, c'era la modalità fanatico e normale, dove si giocava in fanatico senza radar, cioè senza minimappa. E attenzione, la tua squadra. È impossibile trovare la tua squadra. Stiamo avendo problemi a trovare degli avversari. Proviamo a far partire di nuovo la ricerca. Comunque, allora no, io sono a favore del radar con lo spot sempre attivo. Perché comunque permette facilmente di aggirare i nemici e di sapere dov'è la loro posizione. Senza giocare con radar invece spento, secondo me, spinge un po' troppo al camper, al camping, ovvero di stare fermi in attesa che il nemico faccia la prima mossa. Non sono dell'Alto Adige, sono di Milano. Ah boh, 10, 10 su 12 li abbiamo trovati, dai, ce n'è anche un 2, possiamo iniziare. Questi qua sono le armi che tornando alla base ti sbloccano casuali. Ecco, una cosa che potrei dire su questo gioco è che è veramente difficile trovare oggetti leggendari o come si chiamano quelli gialli? Non leggendari, ma esotici, esatto. Abbiamo fatto un bel po' di partite senza trovare niente, comunque. Vediamo, potrebbe inserire nuove modalità appunto per il competitivo, tipo se... Allora, cerchi e distruggi, non lo so se aggiungeranno modalità del genere. So che comunque continuano a mantenere aggiornato come gioco. Ad esempio, settimana scorsa c'era una modalità recupero che adesso l'hanno tolta, però già questo è un segno che ci lavorano dietro, non è un gioco lanciato, abbandonato così. Quindi sì, modalità nuove penso proprio che ne facciano. Sì, stiamo entrando in partita adesso. Ecco qua, vediamo tutti i nomi dei giocatori in partita. Allora, ok, ecco qua lo spawn. Adesso mi chiedono di giocare di più quelli nel party con me. Però ovviamente se streamo devo tenere d'occhio la chat. Non è che posso giocare un quarto d'ora senza guardare cosa mi scrivono. Ecco, questa qua è la classica modalità di dominio, cioè conquista delle bandiere. Ci sono tre bandiere in ogni mappa. Alfa, Bravo e Charlie. Zona A conquistata. Ottimo. Ok, Comando nemici perso. Prima posizione. Il nemico ha da conquistato la sinistra. zona B. Direi di tenerne due di bandiere. Questo qua mi ha accecato bene. Da sinistra, da me, da sinistra. Dietro ne abbiamo uno. Allora, vediamo.
Andiamo su C. Hai neutralizzato la zona C. Ok, io direi di tenere due bandiere, direi di fare, di mantenere A e C. Arrivano, arrivano da noi, arrivano da noi. Fatto. Andiamo su Alfa, andiamo su Alfa. La zona B è neutrale. Ce n'è un altro in fondo. Ok, eliminati. Ne rimangono. Vedo che ci sono altri nemici. Due, uno dietro di voi, uno dietro di voi. Ok, conquistiamo Alfa e abbiamo la superiorità di bandiere. Zona A neutralizzata. Zona B persa. Zona C persa. Ok, io direi di passare su B. Il nemico ha conquistato la zona B. Il nemico ha preso C. Sono due, sono due. Perfetto. Ho la super. La zona B è neutrale. No, li ho fatti perché facevano il giro, se no. Doppia comunque. Zona B sicura. È ancora vivo, è sotto di noi. Perfetto. Spostiamoci su C. Zona A. No, mi dicono infatti, è meglio andare su Alfa che c'è più. Ho conquistato la zona A. Munizioni pesanti in arrivo. Ok, è andato. Da dietro, ci arriva da dietro. Hai neutralizzato la zona A. Fatto? Perfetto. Ok, io direi di passare su C. Ottimo. Vai, andiamo su C. Chiudiamoli da bravo. No, 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 infatti. Sono su bravo, non sono su C. Molti nemici da B. Il nemico ha conquistato la zona B. Granata. Attenzione, questa granata mi ha shottato in un colpo. Granate e munizioni viola comunque si sono spawnate. Stiamo attenti. Vai, io le ho prese. Su Alfa eliminato. Doppia, perfetto. Andiamo su bravo, sì. Ok, bravo, bravo, bravo. Adesso appena c'è un momento un po' più di calma. Bene, hai neutralizzato. Sulla sinistra, sulla sinistra. Questo qua ha fallito. No. Non è andato giù questo. Su B ce n'è uno. Perfetto. Sto qua è riuscito a resistere a 4 colpi di su di munizioni pesanti. Sicura. Andiamo su C. Ecco, la super del titano è molto è molto indicata per liberare bandiere come potevano essere qua in dominio. Hai neutralizzato la zona C. Io direi di andare su B. Persa. La zona C è conquistata. Nemico ha conquistato la zona B. Ok, B è libera. Passiamo ad Alfa. Aspetta, c'è Explo, non andare da solo. Neutralizzato la zona B. Vai, ci sono anch'io e la super. Io entro da dietro. Voi entrate zona da davanti. Sicura. Il nemico ha conquistato la zona A. Ok, buona, libera tutto. Buona. Zona A neutralizzata. Ok, libera. Pronti ad andare su C. La zona A. Controllo totale. No, no, vieni su C, sono da solo. Stanno prendendo C. Provo a bloccarli, rimango su A e provo a bloccarli col cecchino. Il nemico ha preso C. Dovrebbero
arrivare. Davanti a voi ve ne arriva uno, ve ne arriva uno a voi in faccia. Dietro di me, dietro di me. Ok, è andato. Zona C neutralizzata. Tre da me, tre da me. Tre da me, uno sulla cisterna. Zona C sicura. Voi controllate tutte le zone. Vi arrivano da Alphas, da voi. Uno di voi segui me. Segua me per favore. Munizioni pesanti. Ok, abbiamo tutte e tre le bandiere. Ci stanno prendendo A. Pushiamo in Alfa. Una prende B, andiamo su B noi. Munizioni pesanti disponibili. Ok, è andato. Munizioni pesanti. Prendiamole assolutamente, che vorrei evitare. Vorrei evitare kill di bazooka. Fategli vedere che non temete nulla. Zona C. Ok. Ce n'è uno che vi arriva su Alfa da sinistra. Zona C sicura. Controllo. No, bravo questo qua. Non l'ho visto. Vediamo. Ok. Vediamo le bandiere. Sono tutte nostre. Appena si illumina, ci si butta tutti su. Ok, su Alfa, su Alfa. Ok, è andato. Uno da noi, uno da noi. Ok. Buono, Elo. Sotto di noi uno. Con cosa mi ha ucciso? Col pugno? Attenzione. Attenzione, quasi full team ci ha fatto. Ok, abbiamo tutte le bandiere. No, C sta cadendo. Ok, fatto uno. Oh, la super. Zona C sicura. Tutte le zone prese. Avete il controllo. Sì, sì, è giù. Vediamo, altre domande? Per ora non ne vedo. Alfa ce la stanno prendendo? No, sono tutti giù. C, C. Charlie. Zona C persa. Ok, dai nostri. Ok, le bandiere sono tutte nostre. Ottimo lavoro. Sinistra, sinistra 1, sinistra 1. Devastateli. Non mostrate alcuna pietà. Buono. Fa vedere altre domande. Per ora non ne vedo io. Ogni tanto mi fermo, perché sennò c'è silenzio. Ci prendono Charlie. Sicura. Voi controllate tutte le zone. Questo qua col laser non l'ho neanche visto. Comunque vediamo. Continuiamo così e ne usciremo vincitori. Ok, abbiamo vinto. Vediamo qua. Mi dicono che forse ho droppato dalla partita un oggetto esotico. Comunque, sì, ho trovato veramente un oggetto esotico. Comunque, bene, forse è il primo oggetto esotico trovato in tutto il gioco.
Va bene, vediamo la prossima. Comunque questa mappa sulla terra è molto tattica per muoversi fra le bandiere. C'è un posto libero se vuoi, Striker. Non posso invitarti. Ci deve essere qualche problema con... Prova ad entrare te, sì. Beh, che ore sono? Sono le 10 e un quarto, io direi un quarto d'ora e poi possiamo terminare. Facciamo, dai, ultime due partite su dominio e chiudiamo qua. Io comunque qua nella chat sto tenendo d'occhio. Tanto vediamo l'arma che ho droppato, la famosa arma esotica. Vediamo. Proiettili sparati da quest'arma cercano i bersagli con grande determinazione. Viva lanciarazzi! Va bene, dai. Per quanto parte la prossima. Ok, ho trovato 6 avversari. O 4, no, penso 4 perché se siamo solo in 4 ci dovrebbe aver trovato. Comunque poi scrivete nei commenti se preferite continuare a vedere streaming di Destiny o di Battlefield 4. Mi dicono però dal parte del party che Battlefield è. È da un po' che non lo giochiamo, comunque qualche partita potremmo farla comunque. Questa mappa è molto da scontro ravvicinato. Squadra, bravo. Sì, 6 contro 6, non è 4 e 4. È soltanto una via per la vittoria. Conquistare le Ecco qua zone mi sta e distruggere il ricordando nemico. che posso equipaggiare solo un'arma esotica alla volta. Sì, La zona C è conquistata. Il nemico è venuto conquistato la fuori un zona A. messaggio, visto che dato che è la Ferma prima posizione. arma che trovo così. Zona B sicura. Buono. Zona B persa. Vai, spostiamoci su B Neutralizzato appena la zona A. conquistiamo Il questa. nemico ha conquistato la zona B. Zona A conquistata. Ottimo. Destra, destra. Sì, dai, vai, vai, che sei libero. Dian su B, dian su B. Zona C persa. Questo qua è Dexplo col cecchino. Bene, Schisse la neutralizzato la balla zona sulla B. bandiera. Ok, Hai conquistato la zona B. bandiera conquistata. Spostiamoci. No, arrivano su B. Arrivano su B. Ok, molti nemici Zona sono su presa. C, eh. Zona A persa. Spostiamoci. Zona A Sono da solo, sono sicura. da solo. Mi avete lasciato da solo su C, eh. Vediamo. Ok, spostiamoci. Siete tutti su C? Non sono da solo. Ok.
Zona C neutralizzata. Zona B persa. Zona C sicura. Il nemico ha conquistato la zona B. Vai B. No, l'abilità speciale. Ecco, questa qua è l'abilità speciale del cacciatore che abbiamo visto anche nella precedente partita. Io personalmente preferisco l'abilità del titano, però anche quella lì usata bene dai suoi frutti. No, la super, no. Comunque è andata giù. Razer, il peggior difetto di Destiny per te, per me è la ripetitività. Sì, concordo pienamente con te. Le missioni in coop potevano farle un po' più varie. Comunque nella lunga hanno previsto la Bungie, ho letto che aumenterà la longevità di parecchio. B e no, è già nostra e direi di andare su Alfa. La zona B è neutrale. Zona C persa. Zona B. Ok, sicura. Neutralizzata. Sì, mi dicono che è l'ultima partita questa. Neutralizzato la zona A. Eccola la super. Questa super potevano farla anche un po' meno invasiva nel multiplayer, eh? Diciamo che dà la possibilità a tutti di effettuare kill. Infatti uno di, secondo noi, uno degli ostacoli che può essere messo per il competitive è proprio la super. Arriva da dritto. Ok. Hai neutralizzato la zona A. Adesso, come vedete, super attiva. Uno dovrebbe dire, dovrebbe ricaricarsi dopo tanto. Eppure, dopo circa un minuto di gioco, ce l'avete già ricaricata. Ok, muoviamoci su C. Sulle scale 1 sono da solo. Zona A persa. O zona C persa. Dai, andiamo. Dico, ho conquistato la zona A. Ok, conquistiamo. La zona C è conquistata. No, non davanti, che non vedo quel cecchino. Andiamo su Alfa. C'hanno la bolla, eh. Zona B persa. Hai neutralizzato la zona A. Vabbè, la bandiera prendetela voi. Zona A davanti a te, Explo 1. No. Non riesco. Sono un po' più deconcentrato adesso. Dimmi quando è. Quanto è differente l'ultima ora con Destiny? Che preferisci? Nettamente allo 4. Allora, io li ho giocati tutte e due. E no. Però in questo caso preferisco di gran lunga Destiny da allo 4. Adesso vedremo con l'uscita del nuovo Halo a novembre. No, il gioco per ora gira soltanto. Gira a 30 fps e a 1080p. Il nemico ha conquistato la zona. No, non sono 60. Hai neutralizzato la zona C. Restano solo 5 minuti. Zona C sicura. Zona A neutralizzata. Ok, spostiamoci. Alfa è libera, Onyx. No, ne arrivano due da destra.
devastato la zona A. Ancora, ancora con questo laser. Ecco, secondo me un'altra arma che potrebbero levare nel competitivo è il laser. Perché se va bene uccide con una grande facilità. Fin troppo. Adesso mi si è attivato. Questo qua non l'avevo visto neanch'io. È un massacro. Va bene, dai. Io direi che appena terminiamo possiamo concludere qua per stasera. Il nemico ha conquistato la zona A. La zona C è conquistata. Davanti a noi. La tua luce è forte. Perfetto. Bene, io direi che possiamo terminare qua. Sono le quasi le 10:30. Va bene, per qualsiasi informazione controllate Spazio Games. Io direi che ci vediamo alla prossima qui da TFS Razer. Chiudiamo qua.